C'è chi vive un rapporto a due e nell'intimo si sente solo. Stare in coppia significa condividere, progettare, ascoltare, comprendere l'altro, tanto quanto vorremmo essere capiti noi. La cooperativa Cercate offre un percorso esplorativo dal titolo Tempo Coppia per chi desidera vivere al meglio il rapporto a due. Il centro di ascolto si prefigge di dare supporto e sostegno alle coppie cosiddette normali, perché molto spesso dietro alla normalità si nascondono situazioni di disagio e problematiche, e inoltre anche sostegno alle coppie che vivono già una situazione difficile di disagio, che sono in via di separazione o che sono già separate, per cui sia l'intervento su situazioni patologiche ma anche e soprattutto servizio di prevenzione prima che le patologie si verifichino. Il fraintendimento è spesso causa di incomprensioni. Si dà per scontato che l'altro abbia capito, oppure non si ha voglia e tempo anche per approfondire. Questo causa un meccanismo davvero dannoso per la coppia. In questo caso interveniamo noi dando un punto d'incontro e un momento di accoglienza proprio per venire incontro alle loro problematiche, e con questo progetto intendiamo anche poter migliorare le loro relazioni come aspetto coppia, cioè marito e moglie, ma anche come coppia genitoriale, cioè rispetto al rapporto con i figli. Tante volte non c'è il coraggio nel rapporto a due di dire semplicemente non lo so, non sono capace, aiutami. E quello che offrite però qui è anche un servizio di solidarietà, come dire un mutuo soccorso. Sì, l'intenzione è quella di creare una rete, diciamo, tra queste giovani coppie, in modo da fornire una possibilità di confronto tra queste coppie, e il confronto aiuta ciascuna coppia anche a vivere e a fare, diciamo, avere una visione introspettiva sulla propria situazione personale, ma anche creare una rete che possa dare un supporto anche materiale e operativo nella gestione della vita quotidiana a ogni singola coppia. C'è chi questo percorso in coppia e per la coppia l'ha fatto. Che cosa è emerso da questa esperienza? Io ho imparato un nuovo modo di stare con mia moglie e con il bambino. Ho imparato che l'importante è la qualità e l'intensità del rapporto, e quindi il come ma anche il quanto. Io ho capito molte cose alle quali prima non davo importanza, come ad esempio il significato della parola ascolto, della parola rispetto e di amarsi al di là delle parole. Ci sono alcune domande che rilancerei ai nostri telespettatori che fanno parte del questionario offerto da questa cooperativa. Considero le sue diversità rispetto al mio carattere con tolleranza, cerco di capire i suoi vissuti e cosa significa amarsi. A voi la risposta, ma se non la trovate? Amarsi significa donarsi l'uno all'altra per riuscire a donare qualcosa liberamente agli altri.